Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del Tagliagole, sempre qui ragazzi dal raduno di Trebbana, raduno Rewild, con Salvo che oggi è stato il mio maestro di intaglio ragazzi. Oggi ho fatto la mia prima lezione di intaglio, per adesso i cucchiai me li ero sempre fatti da solo, anche le forchettine come avete visto nei video, però ovviamente ragazzi con un maestro cambia tutto, vi apre veramente nuovi orizzonti. Adesso andiamo a sentire Salvo che ci racconta un po' di lui, dei suoi lavori, dei coltelli che usa. Via! Ciao ragazzi, anzitutto grazie Floriano per questa disponibilità, per questo spazio, e quello che vorrei condividere con voi oggi è un po' quello che ho cercato di trasmettere ai ragazzi. Niente di nuovo, insomma un po' quello che ci hanno lasciato i nostri nonni, una filosofia di intaglio povera che si avvale di pochi strumenti, in questo caso coltelli molto semplici come possono essere questi, con i quali possiamo fare, diciamo, un 90% delle operazioni di taglio che dobbiamo fare. Noi oggi, ad esempio, abbiamo provato a intagliare un cucchiaino con solo un coltello. Il risultato è qualcosa del genere, un coltello semplice ma funzionale. Ed è alla fine quello che vorrei rimanesse. La funzionalità unita a un pizzico, perché no? Ha un pizzico di estetica quando si può. Quello che tira fuori questa filosofia di intaglio è proprio la manualità, quella manualità che va a compensare le mancanze di un coltello che nasce per l'intaglio. Non nasce per l'intaglio come appunto i coltelli da intaglio, ma nasce per tutte le attività di vita all'aria aperta, chi più chi meno. E quello che manca ce lo deve mettere l'utilizzatore. È proprio lì che viene fuori, che vengono fuori le qualità, vengono fuori i piccoli miracoli. Sono contento e spero che rimanga davvero qualcosa, che insomma non vada perso e ci si riscopra capaci. Facci vedere un attimino i coltelli che usi tu abitualmente. Allora, ultimamente sto usando il Brisa Necker 70, questo qua. Quello Scandi, giusto? È uno Scandi, sì. Mi trovo molto bene anche per le operazioni per sgrossare anche i pezzi, però con questo qua ci ho fatto anche degli orecchini molto piccoli, soprattutto di punta, perché una buona punta, se ripresa un attimo di fabbrica, arriva un attimino da riprendere, ma devo dire niente di drammatico. Vabbè ragazzi, vi dico solo che oggi io stavo intagliando perché non ero preparato, io stavo intagliando con il White River. Ragazzi, mi ha passato il suo Necker 70, non è un altro mondo, è un altro universo proprio, cioè si lavora 3000 volte meglio. Io me l'ero portato per tagliare il salamino alla fine. Se no anche funziona bene, questo qua è un coltello molto semplice che ho ricavato da una lima io, è un profilo Saber. Quello che faccio però è fargli un fino molto fino e leggermente convessato. Questo qua aiuta molto e alla fine è importante molto la punta, i lavori di punta. E se posso darvi un altro consiglio su come scegliere un coltello adatto, evitate le guardie ed evitate fronzoli inutili sui manici, che sia bello comodo soprattutto impugnato in questo modo in presa dorsale. Questo movimento deve risultare il più fluido e comodo possibile. Questo è quello che dalla mia piccola esperienza posso trarre. Anche molta finger mi hai detto nel corso di evitare, giusto? Che può, sì, dare fastidio. Sì. Infatti questo qua è un po' al limite, perché nel momento in cui facciamo questo movimento, se la finger è troppo pronunciata va a pinzare qua. Esatto, come esattamente su questo, se vuoi farlo vedere. Esatto, sì. Ha proprio questo, dà proprio fastidio. Ed è difficile poi scalare con le dita verso la punta e andare a fare questo movimento. Esatto. Quindi evitate guardie troppo pronunciate. Anche una... vabbè, se... modificare le proprie lame talvolta può essere può essere un attimo azzardato, ma... Vai, di la modifica.
una slimatina qua potrebbe migliorare. Migliorare molto. Potrebbe migliorare un po' la situazione. Ok, poi il foderino ve lo mettete dietro le orecchie perché si incastra proprio lì. Però ovviamente sul fatto dell'intaglio, ragazzi, passa qualche lavoretto davanti alla telecamera che, ragazzi, cioè, non avete idea. Cioè, ci capiamo, io faccio fatica a fare i mestoli così. Cioè, veramente da restare a bocca aperta, ragazzi, da restare veramente a bocca aperta. Vi faccio vedere, ad esempio, questo è un esercizio. Mettilo vicino, qua sopra, davanti. Eccolo qua, eccolo lì, cioè questo qua l'ha fatto con un coltello, ragazzi. Io non riesco a farlo neanche su un tronco di legno, lui lo fa su sto cosino. L'ho fatto con il Brisa. Tutto con il Brisa, tantissima roba, tantissima roba. Giusto per farvi capire. Ma da quanto lo fai, giusto per capirci, un attimino sui tempi, perché ragazzi è veramente bravissimo, perciò volevo capire un attimino i tempi in cui anche io posso diventare bravino. Ma diciamo che sono 6-7 anni che mi cimento. Ma quello che conta è la pratica quotidiana, quando nei tempi morti, quando si fa. Questa, come dicevo, un'arte povera, la materia prima è praticamente gratuita ed è soprattutto davvero quasi nulla impattante sull'ambiente, perché basta un ramo secco che si trova in qualsiasi parco vicino a casa, non serve andare sul monte, insomma. Sì, si può fare tranquillamente in soggiorno a casa con tua moglie che ti tira le orecchie perché lasci i truccioli sul tappeto. Esatto. Assolutamente, esatto. Sì, però ragazzi, avete capito, è comunque un'arte povera che ha un fascino incredibile, ha anche qualcosa un pochino di mistico, un pochino di ancestrale. È veramente tanta roba. Oh, mi sono divertito da matti, adesso non vedo l'ora di ve lo faccio vedere, da qualche parte ce l'ho, così capite un attimino, ragazzi, le differenze. Eccolo qua, c'è il buchino, sì, c'è il buchino perché stasera devo mangiare i noodles che mi ha preso mia moglie e ovviamente li tiro su, visto che sono quelle a conchigliette, e mi scolo l'acqua. Quindi non è stato un errore, c'è il buchino. Era voluto. Anzi, però ragazzi, capiamo. Esatto, difficilissimo ottenerlo. Però ragazzi, veramente tanta roba. Salvo, ti ringrazio. Adesso, visto grazie che guardi anche tu il video del parchetto e io sono da questo lato, devi fare tu l'uscita del video. Bene ragazzi, questo è tutto dal parchetto del Tagliagole. A voi. Era buona giornata e ciao!